Bentornato o bentornata in un nuovissimo video. Oggi andrò a rispondere a una domanda che sicuramente anche tu ti sei fatto. Ma l'inglese è davvero così difficile? Se sì, perché? Quindi in questo video andrò a dare una risposta molto articolata che sicuramente ti chiarirà le idee. Se ancora non mi conosci, sono Matteo l'inglese Vincente e sono l'esperto dell'apprendimento rapido della lingua inglese. Grazie ai nostri percorsi, le persone trasformano completamente il proprio inglese e iniziano a parlare con sicurezza senza più preoccupazioni. Quindi, se anche tu vuoi dare una svolta repentina al tuo inglese e raggiungere il next level, clicca sul link in descrizione perché troverai e riceverai un'incredibile offerta. Come sempre, sul mio computer mi sono appuntato una serie di spunti così che appunto io possa rispondere a questo quesito. L'inglese è davvero così difficile? Allora, innanzitutto partiamo dalla spiegazione che ho detto in altri video, ovvero che l'inglese è come un puzzle che si compone in diversi pezzi, ok? Quindi ovviamente ci sono delle aree, ci sono delle caratteristiche, ci sono delle abilità che sono più difficili rispetto ad altre. Quindi senza confonderti troppo le idee. Chiaramente un problema che affligge molte persone, che noi sicuramente risolviamo attraverso le lezioni con la nostra English Coach Madrelingua, è la pronuncia. Quindi le persone hanno difficoltà a pronunciare correttamente l'inglese. E sicuramente, in base a quella che è stata la mia esperienza personale, la pronuncia è una parte un pochino difficile della lingua. Perché? Perché ci vuole abitudine, ci vuole un pochino di pratica e di tempo prima di riuscire veramente a pronunciare correttamente tutte le parole, tutte le frasi, tutte le espressioni. Dall'altra parte, però, se noi per esempio analizziamo la grammatica inglese, è molto semplice, cioè non ci sono coniugazioni, i tempi verbali sono semplicissimi da coniugare, non c'è genere, quindi non c'è distinzione tra femminile e maschile, il plurale di ogni nome è molto semplice da fare perché basta semplicemente aggiungere una S. Quindi ci sono degli aspetti in cui l'inglese come lingua tale, è semplice, ma ci sono degli aspetti in cui l'inglese è difficile. Ok, quindi io non sono qui a dirvi impara l'inglese facilmente in 2 giorni, in 5 ore, in 5 minuti. No, non è così, ma dobbiamo essere sinceri con noi stessi, ovvero dire che ci sono degli aspetti che sono un po' più complicati rispetto agli altri. È per questo motivo che tu hai bisogno di noi, hai bisogno di qualcuno che ti guidi passo a passo e che trasformi questa difficoltà a tuo vantaggio, che trasformi questa cosa complessa in un qualcosa di più semplice e digeribile per te. Non so se ci spieghiamo. Quindi, in virtù di questo, dobbiamo dire che questo tuo pensiero di dire, ma l'inglese è troppo difficile, viene in realtà da tutti quei fallimenti passati che purtroppo tu hai subito. Perché? Perché se hai frequentato dei corsi normali di inglese, di grammatica in accademie riconosciute, avete presente quei classici corsi normali che potete trovare anche su internet, qual è stato il problema principale? È che purtroppo ti hanno dato un approccio sbagliato allo studio. Ti hanno fatto utilizzare un metodo che non è efficace, che si basa come sempre sulla grammatica, sui vocaboli, memorizza, esercizi a crocette, robe noiose, complicate e tediose. Ok? E poi cos'è che ho scritto qui? Quindi tediosa e noiosa grammatica. Ti hanno fatto scegliere percorsi troppo difficili che non sono adeguati al tuo livello o agli obiettivi che vuoi raggiungere. Cioè, se il tuo obiettivo è parlare inglese con sicurezza, sentirti bene con te stesso, fare in modo che le altre persone ti guardino con ammirazione quando sei in vacanza con i tuoi familiari e che tu possa conversare insieme a loro con le persone del posto o con amici stranieri. Se il tuo obiettivo è questo, ovvero parlare con sicurezza, che cavolo te ne frega te di scrivere l'inglese? Che cosa te ne frega te di leggere l'inglese? Che te ne frega te di sapere 1.000 regole grammaticali, 1.000 tempi verbali? Basta che conosci solamente i 4 tempi verbali principali, poi puoi già parlare correttamente l'inglese senza star qui a entrare in filippiche infinite. Ok? Quindi percorsi troppo difficili o inutilmente difficili che non sono adeguati al tuo livello e al tuo scopo, al tuo obiettivo che vuoi raggiungere. Questo è molto importante.
Questo è importantissimo, se ci pensi, la cosa più importante. Un'altra cosa importantissima è che non hai avuto il giusto supporto. Non hai avuto il giusto supporto perché quello che succede molto spesso, davvero in tantissimi corsi di inglese che anche tu puoi acquistare, d'altra parte ovviamente, è che non hai ottenuto il giusto supporto. Ti sei sentito sempre abbandonato a te stesso. Hai dovuto sempre fare le cose da solo. E questa cosa non va bene perché un percorso che preveda il raggiungimento di un obiettivo è una cosa comunque che richiede sforzo, che richiede attenzioni e sicuramente non puoi fare le cose da solo. Devi essere guidato da persone esperte che capiscano i tuoi problemi, capiscono i tuoi obiettivi, capiscono le tue difficoltà e che, come ti dicevo prima, trasformino le tue difficoltà in qualcosa di più digeribile per te. E sicuramente non puoi farlo da solo, sicuramente è da pazzi fare le cose da solo, se ci pensate. Quindi tutte queste esperienze tue passate, che attenzione, sono state le esperienze mie passate, anche le esperienze mie passate, vi ricordo che io ho odiato l'inglese a scuola, non lo sopportavo, sono addirittura stato bocciato per colpa dell'insegnante inglese che vedeva in me una persona davvero sempre lì in panico con l'inglese perché non riuscivo minimamente con l'inglese. Adesso invece sono fluente, vivo all'estero, la mia compagna è madrelingua inglese, quindi l'inglese lo parlo veramente benissimo, anzi molto meglio dell'insegnante di inglese che mi ha bocciato alle superiori, per dire, che la saluto caramente. Vabbè. Quindi capisco benissimo le tue preoccupazioni, capisco benissimo che dopo aver avuto queste difficoltà, dopo aver avuto questi fallimenti passati, dopo che la tua confidence, la tua sicurezza in te stesso si sia assottigliata con il tempo a causa delle esperienze negative passate, è ovvio che tu dici adesso: l'inglese è troppo difficile, non lo voglio neanche imparare, è troppo complicato, troppo complesso per me, lasciamo perdere, non ci provo neanche. No, io ci ho provato in passato, adesso basta, mi arrendo. No, questa è la mentalità sbagliata da avere. Questa è la mentalità che devi dimenticare assolutamente il prima possibile. Perché? Perché se quello che hai fatto finora non ha funzionato, la colpa non è tua, ma la colpa è del metodo, della troppa grammatica, dei percorsi troppo difficili, che non hai ricevuto il giusto supporto, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre adesso con noi trasformeremo tutto questo. Trasformeremo tutto questo e io, attenzione, siccome sono una persona onesta, sincera e trasparente, io dico assolutamente che ci sono degli aspetti specifici della lingua inglese che sono ovviamente più difficili rispetto agli altri, che richiedono più attenzioni rispetto agli altri, come ad esempio la pronuncia. È inutile negare che la pronuncia inglese confonde molto anche i nostri studenti. Perché una parola si scrive in un modo e si legge in un altro. Va bene, ma noi dobbiamo trovare un modo, un giusto approccio per abituarsi alla lingua. Un errore che fanno molte persone, infatti, è quello di memorizzare le tabelle dei verbi, iniziare a fare esercizi inutili con l'inglese. Che io mi chiedo, ma perché perdete il vostro tempo a fare queste cose qui che non servono assolutamente a nulla? Il vostro obiettivo è quello di abituare il vostro cervello alla lingua, ai nuovi suoni, al nuovo modo di pensare. E si può fare anche dedicando pochissimi minuti al giorno, pochissime, una manciata di minuti al giorno nel vostro tempo libero ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ecco che vi faranno ottenere davvero tantissimi risultati, ma se voi continuate a fare le cose di testa vostra e continuate a dirvi a voi stessi: no, ma l'inglese è troppo difficile, Mattia, Mattia, tu non puoi capire, ho provato a studiare l'inglese ma proprio non mi entra in testa. Ok, va bene, queste sono cose passate, adesso entriamo per favore in un'altra mentalità, in un altro approccio vincente, in un nuovo approccio che noi possiamo darti e che sicuramente funziona meglio rispetto a quello che hai fatto finora. Perché l'inglese non è una lingua difficile così secco, che non è una lingua così difficile come sembra. Perché? Perché pensaci, se l'inglese è stata scelta come lingua universale, significa che è possibile impararla per chiunque. Cioè, se mettiamo caso, ok, se l'inglese si parla in Sud America, si parla in qualsiasi paese d'Europa, si parla in Asia. Io, per esempio, sono stato
In Indonesia si parla inglese, in Thailandia si parla inglese, in Malesia si parla inglese, le persone lo parlano normalmente. Se andiamo in Arabia Saudita si parla inglese, cioè in qualsiasi posto del mondo si parla inglese, anche i cinesi parlano inglese. Vuol dire che l'inglese in realtà è la lingua più semplice che uno straniero possa imparare. Pensateci, se è stata scelta come lingua universale. Se il pensiero comune, la politica, le grandi aziende hanno scelto l'inglese come lingua universale per tutti, significa che è semplice da capire, è semplice da parlare, è semplice per le persone da riuscire a padroneggiare, altrimenti avrebbero scelto un'altra lingua. Pensateci. Pensateci, se l'inglese si insegna nelle scuole, vuol dire che è una lingua semplice, tra virgolette, da imparare, da insegnare agli studenti. O comunque è la più semplice tra le lingue. E quindi perché mai tu non dovresti riuscire a padroneggiarla bene? Cioè non ci vuole un genio, non ci vuole un'abilità, non è che devi essere Einstein per riuscire a parlare inglese, devi semplicemente parlarlo, capirlo e parlarlo, praticarlo, utilizzare il giusto metodo, imparare il vocabolo, eccetera, eccetera, e fare le cose giuste. Ma se ancora non riesci a parlare inglese come sogni, perché hai capito che l'inglese è importante, quindi vuoi migliorare la tua vita, non è colpa tua, non è che tu non sei portato per le lingue. Questa è una di quelle frasi che mi fa talmente incazzare che voi non avete idea. Non è, io mi devo calmare, devo prendere un litro di, devo bere un litro di calmante per ogni volta che io sento, Mattia, tu non puoi capire, io non sono portato per le lingue. Cioè, voi ditemi che cazzo vuol dire questa cosa qui. È una di quelle frasi che a me dà un fastidio che voi non avete idea. Perché? Perché io so, in base alla mia esperienza, in base alle persone che abbiamo aiutato, in base a tutto quello che vi posso dimostrare scientificamente, davvero di tutto, io so che chiunque, con il giusto metodo, può padroneggiare, quindi capire e parlare l'inglese con sicurezza. Chiunque può farlo. Poi, ovviamente, c'è chi ci arriva meglio e invece c'è chi deve dedicare un po' più di tempo, c'è chi ottiene quel risultato lì in un mese, c'è chi ci mette 3 mesi, c'è chi deve dedicare mezz'ora al giorno, c'è chi deve dedicare un'ora al giorno, c'è chi fa più fatica e c'è chi fa meno fatica, ma chiunque, per esempio, utilizzando il nostro sistema, il nostro metodo, ottiene risultati garantiti, chi più, chi meno, chi prima, chi dopo. E questa è la mentalità che bisogna avere. È questa la mentalità che bisogna avere, è che se io ho un obiettivo, se io voglio arrivare lì in fondo, io ci arrivo. Poi qualcuno ci arriverà prima di me? Chi se ne frega, l'importante è che ci arrivo io. L'importante è che ci arrivo io e noi appunto garantiamo i risultati in questo modo qui, che se tu segui quello che ti diciamo, ti impegni, ci metti del tuo. Poi ovviamente noi sappiamo che hai una vita impegnata, sappiamo che hai una famiglia, un lavoro, sappiamo che non è che ti puoi dedicare 5 ore al giorno all'inglese, ma una manciata di minuti sì, 2 ore a settimana le potrai dedicare all'inglese o no? Nel tuo tempo libero. Potrai seguire i nostri corsi o farci delle domande se, o entrare nel nostro gruppo di studenti e informarti, abituarti all'inglese e fare quello che ti diciamo. Riuscirai a farlo sì o no? Chiaramente devi farlo. Devi farlo, anche le persone super impegnate di questo mondo, attori famosi, cantanti, politici che potete amare o non amare, ma comunque sono persone impegnate, imprenditori, imprenditori famosissimi che hanno aziende di qua e di là, che viaggiano, che fanno, eccetera, loro sanno l'inglese e loro non hanno una vita occupata. Se poi voi pensate che una persona come... Non so, Briatore che ha 1.000 aziende, 1.000 rotture di scatole ogni giorno, 1.000 robe da pensare, da fare, magari non dorme neanche la notte perché chissà che investimenti deve fare, però anche lui ovviamente ha una vita impegnata, lui in qualche modo ha imparato l'inglese. Se ce l'ha fatta lui ce la può fare chiunque. Anche una persona che ha una vita super impegnata, se si dedica, se si impegna, riesce a ottenere questo risultato. Quindi, ritornando all'argomento di questo video, senza perderci in chiacchiere, sono io davvero sto qui 3 ore. L'inglese è una lingua difficile? Allora, la risposta come riassunto è questa. Ci sono aspetti della lingua che sono difficili, ma dall'altra parte ci sono aspetti,
della lingua che sono estremamente semplici da capire e da comprendere. Quindi la risposta è un po' nel mezzo. Sì, magari per esempio la pronuncia è un po' difficile, ma ci sono tantissimi altri aspetti che sono molto semplici da capire, da imparare. Non a caso l'inglese è stata scelta come lingua universale nel mondo, vuol dire che anche il più stupido, anche la persona più meno acculturata del mondo può imparare l'inglese. Se per esempio, quando io per esempio sono andato in Indonesia e ci sono le persone, davvero, ecco, facciamo questo paragone qui, per farvi capire, no, la mentalità che ho io. Cioè io quando sono andato in Indonesia siamo andati a Bali, siamo stati 2 mesi a Bali. Noi entravamo nei supermercati, nei negozietti, a comprare le cose che ci servivano, non so, lo spazzolino, il dentifricio, le pacchette di patatine, piuttosto che qualcosa da bere, vabbè, non mi viene la parola, comunque qualcosa da bere, da masticare, qualche snack. Entravamo in questi negozietti gestiti dagli indonesiani, ok? E vi posso assicurare che loro non sapevano fare i calcoli matematici semplici, non sapevano fare 2 più 2, non sapevano fare, vabbè, lì ci sono le rupie indonesiane, però per esempio non sapevano fare 1,50 euro più 2 euro più 70 centesimi, dovevano star lì con la biro e il foglio a fare i conteggi con la tabellina come in terza elementare, foglio e biro e fare i conteggi con i numeri in tabella. E io nella mia testa avevo già fatto il conteggio 100 volte, 10 volte davvero. Infatti ogni volta perdere un minuto perché la persona doveva fare il calcolo, a un certo punto dicevo guarda, tieni la banconota, tieniti il resto e arrivederci, grazie. Ok? Però loro sapevano parlare bene l'inglese, lo sanno parlare benissimo. Infatti la cosa mi sorprende, mi è sorpreso. Infatti poi quando gli ho chiesto come avevano imparato l'inglese, loro fanno esattamente quello che noi insegniamo. Questo è incredibile, vabbè, lasciamo perdere. Però per farvi capire, no, come ragiono. Cioè, l'inglese è semplice, c'è cioè un indonesiano che non c'ha nulla, non è capace neanche a fare la matematica, non ha il pensiero di dire, ma l'inglese sarà difficile o semplice? No, devo impararlo perché mi serve. Ovvio che ci arrivo, se mi impegno e seguo le cose da fare, lo faccio. È così che bisogna fare. Voi avete l'obiettivo di imparare l'inglese per migliorare la vostra vita? Fatelo! E se l'inglese è stato scelto come una lingua universale, vuol dire che è la più semplice da imparare. Quindi anche tu ci riesci, punto. Se ancora non ci sei riuscito, perché il metodo che hai utilizzato è sbagliato. Quindi se tu adesso cambi approccio, otterrai tutti i risultati che vuoi. Basta, è così. Questo è. E l'approccio migliore qual è? È quello che noi utilizziamo. Quindi qui sotto in descrizione ti lascio il link per accedere ai nostri percorsi che saranno super trasformativi per te. Se non trovi il link qui sotto, puoi andare su www.inglesevincente.com e ritroverai tutta l'offerta per accedere ai nostri percorsi. È così che bisogna fare. Okay? Quando tu farai questo passaggio, questo salto, la tua vita cambierà. Per oggi è tutto, ci sentiamo al prossimo video. Ciao!